Amiche ed amici di pisticci.com, abbiamo provato a rivolgere 5 domande ai candidati sindaco di Pisticci per capire cosa pensano e cosa ci propongono su tematiche che riteniamo importanti per il futuro della nostra comunità. Questa è la seconda domanda. Ci dice le prime 3 cose che farebbe se diventasse sindaco? Beh, in maniera molto realistica, la prima cosa che farei, forse all'indomani o il giorno dopo, riunirei tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale. Farei un briefing con loro e chiederei sostanzialmente chi si occupa di cosa, per fare un monitoraggio delle cose che normalmente, diciamo, loro si occupano e delle cose che loro fanno. Poi subito dopo, la seconda cosa, che penso non ha bisogno, come dire, di aspettare, è l'approvazione di un regolamento urbanistico, perché così daremo anche la possibilità delle imprese di partire subito e di lavorare. Un'altra delle cose che farei immediatamente, prima ancora del regolamento urbanistico, considerato che termineremo la fase di elezione a giugno, riunirei tutti gli operatori turistici per fare un punto con loro e per cercare con loro di capire quale può essere un'azione di marketing e valorizzazione. Partirei subito con un portale che sostanzialmente mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche di questo nostro posto. E poi mi piacerebbe avere un sostanziale controllo anche sulle nostre spiagge. Immagino una polizia locale oppure dei gruppi di giovani che possano rappresentare l'amministrazione e possano tutelare le nostre spiagge e far percepire ai nostri turisti la presenza. La terza cosa, incontrerei intanto tutte le associazioni, tutti chi si occupa dei vari settori. Vorrei incontrare tutti, associazioni sportive, associazioni culturali, associazioni di ogni tipo, poi tutti i rappresentanti dei vari settori, quindi associazioni datoriali, cooperazione, tutti, per poter con loro discutere, pianificare, immaginare, ascoltare il loro punto di vista, per poter partire nel migliore dei modi. Perché sì, è vero, abbiamo sottoscritto, abbiamo fatto dei programmi, però questi programmi devono tener conto non solo dell'animo elettorale, cioè oggi lo scriviamo perché siamo in campagna elettorale, ma noi dobbiamo tener conto poi qual è la vita vera del cittadino. E quindi solo ascoltando tutti potremo immaginare una partenza immediata. Fermo restando che poi ci sono anche altre cose, così come ho scritto nel programma, incontrerei subito i dirigenti scolastici per immaginare di inserire già da subito, dal prossimo anno, quest'ora di educazione ambientale e alimentare. E a tal proposito devo dire, lo dirò in un intervento pubblico, chiederò all'attuale amministrazione di sospendere il bando delle mense. Perché sospenderlo? Perché io penso che la mensa per i bambini non sia un qualcosa da utilizzare come bando al massimo ribasso. Noi dobbiamo cercare di dare il meglio ai nostri ragazzi, dobbiamo cercare di dare il meglio ai nostri bambini, valorizzando però le cose che vengono prodotte in quest'area. Quindi l'unica cosa, o una delle cose, che io non farei mai con un bando al massimo ribasso è proprio l'azione alimentare, altrimenti di che educazione alimentare staremmo parlando? Parliamo di una non educazione alimentare, i pasti fatti così penso che non vadano bene per la valorizzazione delle nostre produzioni. Ho riconfermato sindaco, non farei altro che continuare quello che sto facendo. Allora, ho detto prima dell'aeroporto ed è certamente una cosa che non possiamo tralasciare. Poi per quanto riguarda il fatto ambientale, l'impegno ambientale, se sarà sempre totale, non daremo tregua a nessuno e saremo paladini diciamo, sul territorio. Il territorio sarà difeso ad oltranza e lo garantisco già da ora che l'atteggiamento avuto in questi anni sarà lo stesso nei prossimi 5 anni. E ancora l'altra cosa che farei, allora cercherei di mettere in rete tutto quanto il territorio affinché nessuno si sentisse escluso e tutti quanti fossimo parte integrante, ci ritenessimo parte integrante appunto di un territorio che ha bisogno di essere un territorio unito e non di certo diviso. Le prime 3 cose che fare da sindaco, questa è una bella domanda, una domanda importante. Ovviamente ci sono tante cose da fare, il nostro territorio richiede grandissima attenzione. Le più urgenti che noi riteniamo siano da fare, innanzitutto attengono alla spesa pubblica.
Quindi uno studio e una revisione corretta e attenta dei bilanci per individuare le criticità e le soluzioni migliori. Quindi riorganizzazione anche della spesa pubblica, tagli agli sprechi, riduzione di alcuni elementi, ad esempio consulenze esterne, razionalizzazione della spesa pubblica, ad esempio mediante una gestione razionale del patrimonio immobiliare del Comune. Questo è un primo passo che secondo noi è necessario. D'altro canto, e l'ho già detto prima, però lo ribadisco, occorre migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Abbiamo un territorio frazionato, ci sono due comunità grandi ma distanti tra loro. Dobbiamo cercare di ridurre questa distanza tra le comunità, ad esempio potenziando il trasporto urbano, soprattutto a beneficio di coloro che abitano nei centri rurali. Migliorare i servizi offerti ai cittadini, quindi qualitativamente i servizi offerti. Penso a Pisticci, alla situazione dei parcheggi di Pisticci, razionalizzare la gestione dei parcheggi per consentire ai cittadini di meglio fruire dei servizi sia delle istituzioni sia delle attività commerciali. E poi ultimo, ma non ultimo, anzi fondamentale, è il rilancio turistico del nostro territorio. Abbiamo pensato ad istituire un ufficio per il turismo che è fondamentale per stabilire una serie di strategie che consentano a Pisticci di acquisire un vero e proprio marchio da esportare sia in Basilicata sia oltre. Pensiamo a Matera 2019, cerchiamo di fare in modo che Pisticci non sia soltanto un territorio marginale, ma che tutte le bellezze di Pisticci, quelle naturalistiche, quelle storiche, quelle artistiche, vengano valorizzate adeguatamente, ad esempio mediante la creazione di percorsi turistici, penso ai Calanchi, penso a Fosso La Noce, penso alla Terra Vecchia e al Dirupo, valorizzando anche le professionalità del luogo. Abbiamo tanti giovani che sono esperte guide, che conoscono il territorio, che potrebbero spiegarlo e raccontarlo ai turisti. Ovviamente ai turisti vanno offerti dei servizi essenziali, ad esempio dei servizi igienici, ad esempio un info point, quindi un punto di informazione presso il quale possano reperire le informazioni necessarie per fruire al meglio del nostro territorio. E poi pensiamo al rilancio ad esempio del Dirupo, ad esempio a tutti quegli immobili che sono oggi inutilizzati e che potrebbero essere, attraverso opportune forme di incentivazione, utilizzate dai giovani del luogo per impiantare attività turistiche. Questo noi pensiamo sia fondamentale per rilanciare il nostro territorio. Innanzitutto io debbo fare un grande progetto da candidare ai finanziamenti che la Regione ha messo a disposizione avendo contratto un prestito con la BEI di 600 milioni di euro. È la prima cosa assoluta da fare. Dopodiché chiudere la vicenda del regolamento urbanistico, che è diventato una favola, è diventato una barzelletta, perché questo regolamento urbanistico, da me voluto nella mia amministrazione, approvato in quest'Aula all'unanimità, ancora oggi, dopo 5 anni, aspetta di essere approvato. Immediatamente dopo bisogna passare alla seconda fase della programmazione urbanistica, cioè il piano strutturale, che è il vero strumento urbanistico che organizza lo sviluppo del territorio. È un progetto complesso, articolato, ma anche facile, perché per chi conosce le problematiche, la storia di come si è venuta a determinare in questo comune. Ecco il motivo per cui io sono in questa fase, perché io che ho vissuto queste vicende ne conosco l'essenza intima, non solo del territorio, ma anche delle soluzioni che debbono essere alla base di una programmazione che rilancia questo comune.